Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì, anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Dunque, oggi parliamo di un caso che è molto molto famoso e molto controverso, direi. Un caso che mi avete richiesto davvero davvero in tantissimi e so che appunto come ho già detto è un caso molto famoso, però vista la altissima richiesta da parte vostra ho deciso comunque di portarlo sul mio canale. Oggi parliamo della misteriosissima morte di Kenica Jenkins. Questo caso è stato paragonato moltissime volte a quello di Elisa Lam. Tra l'altro apro una piccolissima parentesi, scusate, ma so già che me lo chiederete. Dunque, io avevo fatto un video sul caso di Elisa Lam, è stato il secondo video che ho trattato qua sul mio canale. Il motivo per cui non lo trovate più è che l'ho cancellato. E il motivo per cui l'ho cancellato è perché con l'uscita del documentario su Netflix sul Cecil Hotel e su tutta la storia di Elisa Lam, attraverso questo documentario sono state rese pubbliche delle informazioni che prima non si sapevano. Non capisco il perché di questa scelta, dato che appunto la mancanza di quelle informazioni ha provocato davvero il crearsi di teorie di cospirazioni allucinanti, quindi non so per quale motivo la polizia non abbia deciso di mettere a tacere alcune di queste teorie davvero assurde. Prima, in ogni caso, il video che avevo fatto io era appunto stato fatto prima dell'uscita di queste informazioni. Di conseguenza, ad oggi non sarebbe corretto e non vorrei essere io con un mio video a portare la gente a speculare inutilmente su quel caso che effettivamente è molto misterioso, ma c'è una spiegazione molto logica, se avete visto il documentario lo sapete, magari lo rifarò più avanti con tutte le informazioni corrette. Comunque, scusate, volevo soltanto darvi una spiegazione perché tanti di voi me l'avete chiesto e volevo spiegarvi. Quindi, dicevamo, questo caso di cui parleremo oggi è stato paragonato molto a quello di Elisa Lam e il motivo è che anche in questo caso ci sono delle registrazioni di alcune telecamere di sicurezza, tra l'altro sempre di un hotel, davvero davvero inquietanti. Ma partiamo dall'inizio. Kenica Jenkins aveva 19 anni, era nata il 27 marzo del 1998 a Chicago, in Illinois. Kenica era una ragazza sorridente, molto intelligente e responsabile. Aveva un ottimo rapporto con sua madre, Teresa Martin, che tra l'altro in quel periodo aveva alcuni problemi di salute. Si era da poco sottoposta ad un'operazione a causa di un cancro al seno e Kenica era quella che si stava prendendo cura di lei. Questo per farvi capire quanto contassero l'una sull'altra e quanto sua madre sapesse di poter contare su sua figlia. L'8 settembre del 2017 Kenica lascia a casa sua a Chicago intorno alle 11 di sera per andare a festeggiare il fatto che avesse appena trovato un nuovo lavoro. Dice a sua madre che sarebbe andata al cinema e poi dopo a giocare a bowling con tre sue amiche. Ma in verità lei e le sue amiche, invece di andare al cinema e al bowling, decidono di cambiare programma e di andare in un hotel perché alcuni loro amici avevano organizzato una festa per il compleanno di una di loro. Questo hotel era il Crowne Plaza Hotel a Rosemont, in Illinois, a circa 20 minuti da Chicago e la festa era nella stanza 926. Lungo il tragitto, Kenica e le sue amiche si fermano per comprare degli alcolici, delle bevande energetiche e della marijuana. La festa inizia intorno all'1:30 di notte. Kenica e le sue amiche arrivano lì, inizia ad arrivare un po' di gente e alcune di queste persone trasmettono delle dirette su Facebook. In una di queste si vede la stanza dell'hotel, si vedono alcune persone che bevono. Si vede questa ragazza che sta facendo il video e questa ragazza ha degli occhiali da sole e se non sbaglio dovrebbe essere proprio la festeggiata, la ragazza di cui era il compleanno. Sullo sfondo di questo video si vede anche Kenica. Si può vedere che Kenica sta bevendo come tutti gli altri, si sente che ad un certo punto chiede ad una sua amica se per caso avesse un caricabatterie per il suo cellulare. Insomma, non c'è niente di particolare in questa live.
Non c'era ancora tanta gente e quindi era tutto ancora piuttosto tranquillo. Ma dopo un po' la situazione cambia, inizia ad arrivare sempre più gente, tutti entrano un po' più nel mood della festa e alcune delle persone che hanno partecipato a questa festa l'hanno descritta come abbastanza movimentata, nel senso che c'erano più di 30 persone in questa stanza d'albergo, c'era la musica a tutto volume. Infatti diverse persone nell'hotel si sono lamentate e due persone hanno fatto proprio un reclamo formale, anche perché quello era un hotel abbastanza costoso. Intorno alle 2 Kennica appare in altri video su Facebook e anche su alcuni video su Snapchat che altri suoi amici hanno fatto durante la festa. Diverse persone vedono Kennica appunto bere, ma nessuno la vede assumere sostanze. Intorno alle 3 del mattino Kennica e le sue tre amiche con cui era arrivata decidono di andare via. Quindi escono dalla stanza, arrivano davanti all'ascensore, ma una volta arrivate lì, Kennica si rende conto di aver dimenticato alla festa il suo cellulare e le chiavi della sua macchina. Parentesi, loro sono venute a questa festa con la macchina della mamma di Kennica. Quindi le sue amiche decidono di andare loro a prendere queste cose e dicono a Kennica di aspettarle lì. Decidono quindi di lasciarla da sola nel corridoio per andare alla festa a riprendere il cellulare e le chiavi di Kennica. Ma quando tornano all'ascensore 10 minuti dopo circa, Kennica non c'era più. Le telecamere di sicurezza mostrano che ad un certo punto era arrivato l'ascensore al piano e Kennica ci era entrata. L'ascensore scende fino al, non al piano terra, proprio il piano seminterrato e non si capisce se Kennica abbia premuto quel pulsante o cosa. Si pensa che l'abbia premuto lei perché probabilmente l'ha confuso con il pulsante che l'avrebbe portata alla hall dell'hotel, che solitamente sul pulsante degli hotel americani c'è scritto L per lobby, invece nel piano seminterrato sul tastino c'è scritto LL, quindi probabilmente si è confusa e ha premuto il tasto sbagliato. Questo piano era un piano di servizio. C'erano tutte le stanze dei dipendenti dell'hotel, le cucine, degli uffici. Dalle telecamere vediamo Kennica uscire dall'ascensore e vediamo che è palesemente ubriaca o comunque sotto l'effetto di qualcosa perché barcolla visibilmente, non riesce a camminare dritta. Quindi esce dall'ascensore e gira a destra. È molto instabile, quasi inciampa e sbatte contro il muro a cui si tiene mentre appunto continua a camminare. Continua a tenersi al muro e continua a camminare. Ad un certo punto sale delle scale, continua a camminare lungo questo corridoio, sempre barcollando, rimbalzando proprio contro il muro. Mentre cammina vediamo che ad un certo punto gira a sinistra. Vediamo anche che qua rischia di cadere perché non riesce proprio a camminare normalmente, le si incrociano le gambe e palesemente sotto l'effetto di qualcosa, alcol o qualcosa di più. Continua a camminare lungo questi corridoi, incontra delle scale, di nuovo rischia di cadere ma riesce ad aggrapparsi al corrimano di questa scala. Poi torna indietro ed entra nel bagno degli uomini e ci rimane per circa 40 secondi, per poi uscire e tornare indietro lungo questo corridoio da cui era appena arrivata. Quindi sembra che non sappia bene dove stia andando. A questo punto continua a camminare fino ad arrivare ad una delle cucine dell'hotel e cammina fino ad un punto in cui non ci sono telecamere, ma si riesce a vedere chiaramente una porta che si apre e poi si chiude. Quella era la porta di una cella frigorifera in cui Kennica era entrata, presumibilmente per sbaglio. All'interno questa cella frigorifera era completamente buia. L'interruttore della luce si trovava all'esterno, quindi a questo punto Kennica è chiusa all'interno di una cella frigorifera per
completamente al buio. Nel frattempo, le sue amiche, che non l'avevano più trovata dove l'avevano lasciata, iniziano a cercarla, come si può vedere dalle telecamere di sicurezza. La cercano fino alle 4 del mattino, orario in cui le ragazze arrivano nella hall dell'hotel e a quel punto decidono di chiamare la mamma di Kennica per sapere se magari Kennica nel frattempo era tornata a casa, magari aveva deciso di tornare a casa da sola, magari si era fatta dare un passaggio da qualcuno o aveva preso un taxi. Ma sua madre chiaramente risponde che Kennica non era a casa con lei e prova immediatamente a chiamarla sul cellulare. Peccato però che il cellulare di sua figlia era nelle mani della ragazza che l'aveva appena contattata. Le amiche di Kennica quindi continuano a cercarla ancora per un po'. La cercano di nuovo nell'hotel, la cercano nel parcheggio, vanno anche a parlare col receptionist che era in turno in quel momento, chiedendogli se avesse visto la loro amica, che non riuscivano a trovarla da nessuna parte. Ma a quanto pare nessuno sapeva nulla. Continuano a cercare Kennica e la cercano anche al piano interrato e percorrono anche un pezzo della strada che Kennica aveva percorso. Infatti passano davanti al bagno in cui lei era entrata ed entrano anche loro, ma nel bagno delle donne per vedere se magari fosse lì. E mi spezza il cuore a pensare che se solo avessero continuato, se solo avessero proseguito per quel corridoio e se solo fossero arrivate in questa cucina in cui era arrivata Kennica, magari avrebbero potuto sentirla, chi lo sa. Ma invece non lo fanno, tornano di nuovo nella hall dell'hotel e continuano così, continuano a cercare Kennica fino a circa le 5 del mattino, quando la telecamera del parcheggio le ritrae mentre corrono alla macchina e a quel punto salgono in macchina e guidano fino alla casa della madre di Kennica. E arrivate lì le dicono che purtroppo non hanno trovato sua figlia e non sapevano più cosa fare. La madre di Kennica decide di prendere la situazione in mano e di andare lei all'hotel. Ci arriva verso le 5:30 del mattino, si precipita dal receptionist e gli chiede di poter guardare le registrazioni delle telecamere di sicurezza per capire dove fosse andata sua figlia, ma il receptionist le risponde di no. Le risponde che non possono guardare le registrazioni, può farlo solo la polizia. Le dicono che prima sarebbe dovuta andare alla polizia a denunciare la scomparsa di sua figlia e poi far venire insieme a lei la polizia all'hotel e così insieme avrebbero potuto controllare queste registrazioni. Allora la madre di Kennica decide prima di fare un giro dell'hotel e cercarla da sé. La cerca per un'ora, un'ora e mezza e verso le 7 del mattino chiama la polizia. E vorrei tanto inserirvi la chiamata al 911, ma purtroppo YouTube mi blocca sempre i video quando appunto inserisco queste chiamate al numero d'emergenza, non so perché, non gli piacciono proprio, quindi ve la descrivo. E in un certo senso mi fa piacere evitarvela perché è davvero snervante e frustrante. Fondamentalmente, Teresa, la madre di Kennica, spiega all'operatore che risponde al telefono la situazione e gli spiega: ok, allora mia figlia era a una festa in questo hotel e ora è scomparsa. Non ha il telefono dietro. L'abbiamo cercata per ore e ore. Non ha preso la macchina perché era senza chiavi, quindi deve essere per forza da qualche parte in questo hotel. E la gente le risponde, o l'operatore, insomma, quello che è, le risponde: ma sì, signora, non si preoccupi, ha 19 anni, era una festa, magari è tornata a casa con un suo amico, magari si è addormentata in qualche stanza, alla fine è scomparsa solo da qualche ora. Vedrà che non è niente, vada a casa a rilassarsi. A quel punto Teresa risponde: no, conosco mia figlia, non esiste che se ne vada senza aspettare le sue amiche, non esiste che se ne vada senza prima avvertirmi. E gli chiede se per favore potevano controllare le registrazioni di sicurezza per vedere da che parte fosse andata, spiegandogli che il receptionist le aveva detto che potevano farlo solo loro della polizia. E l'operatore, anche un po' annoiato, risponde: ma sa, signora, anche se guardassimo le registrazioni, comunque ci vorrebbe del tempo perché dovremmo arrivare lì, prendere le registrazioni, passarle al dipartimento di detective che si occupa di queste cose. E amici, sapendo dove si trovava Kennica in quel momento, sapendo che se solo qualcuno, porca miseria, si fosse preso la responsabilità di dire: ma sì, al diavolo le regole, guardiamo queste registrazioni, magari avrebbero davvero potuto salvarla. Comunque, la madre di Kennica non può fare altro che fare
come le aveva suggerito l'operatore, ovvero aspettare. Verso le 8 di sera, quindi diverse ore dopo la sparizione di Kennica, la polizia viene chiamata nuovamente, ma questa volta dall'hotel. E questo perché Teresa e le amiche di Kennica stavano facendo, diciamo, un po' di casino. Avevano iniziato a bussare a tutte le porte, chiedendo agli ospiti se avessero visto Kennica. Ad un certo punto, addirittura, una delle amiche aveva azionato l'allarme antincendio, così da far uscire tutti gli ospiti dell'hotel dalle loro stanze, nella speranza che forse a quel punto anche Kennica sarebbe uscita o magari avrebbero scoperto qualcosa. Finalmente la polizia arriva e finalmente iniziano a guardare queste registrazioni. Anzi, lo fanno fare ai dipendenti dell'hotel perché a questo punto erano passate diverse ore e quindi c'erano tantissime registrazioni da visionare. E intorno a mezzanotte vediamo dalle telecamere che un dipendente dell'hotel si dirige nella cucina in cui era Kennica e apre la cella frigorifera, come possiamo vedere dal filmato. Probabilmente perché nel frattempo avevano visto dai filmati che Kennica era finita lì. E vediamo che subito dopo va a chiamare un agente di polizia perché all'interno della cella frigorifera c'era il corpo senza vita di Kennica Jenkins. Kennica viene trovata sdraiata per terra, irrigidita dal freddo, con i capelli tutti arricciati dall'umidità e indossava solo una scarpa, l'altra era lì di fianco al suo corpo. Quella cella frigorifera era molto sporca, era un disastro, c'era della roba per terra che sembrava immondizia, e questo perché si trovava in una delle cucine dell'hotel che era inutilizzata, nel senso che in quella cucina c'erano dei lavori in corso. Quindi la prima domanda che la polizia pone al personale dell'hotel è: perché mai una cella frigorifera di una cucina che non viene utilizzata è acceso e funzionante? Ma i dipendenti rispondono che stavano aprendo un nuovo ristorante all'interno dell'hotel proprio in quel periodo e volevano utilizzare quel freezer per metterci tutto il cibo extra che non ci stava nell'altro. A questo punto due agenti di polizia prendono la mamma di Kennica e la portano in una stanzetta per comunicarle che sua figlia era morta. E questa scena è davvero straziante perché si può vedere dalle telecamere che sua madre esce da questa stanzetta correndo, piangendo e urlando. E scappa fuori dall'hotel, ma qualche ora dopo, verso le 4 del mattino, riescono a riportarla in hotel perché c'era bisogno che identificasse sua figlia. Il corpo di Kennica era stato rimosso dalla cella frigorifera ed era stato piazzato su una barella. E dopo aver consegnato a sua mamma una busta con tutti gli effetti personali della figlia, la portano nella cella in cui l'avevano ritrovata perché ovviamente voleva vederla, voleva capire cosa fosse successo. E verso le 5:30 del mattino, Teresa, la mamma di Kennica, esce dall'hotel e posta un video su Facebook. In questo video ringrazia tutte le persone che stavano pregando per lei e sua figlia e comunica a tutti quello che era appena successo, che Kennica era stata ritrovata nella cella frigorifera dell'hotel senza vita e mostra l'hotel nel video. E poi aggiunge questa frase, dice: e per la cronaca nessuno ha fatto del male a mia figlia. Kennica era stata lasciata alla festa ma nessuno le ha fatto del male. Quindi chiarisce che Kennica purtroppo aveva fatto tutto da solo, che nessuno era coinvolto in questa storia. Lo stesso giorno il medico legale effettua l'autopsia sul corpo di Kennica. Non c'erano segni di lotta, non c'erano lividi, non c'erano segni di soffocamento o strangolamento. Le uniche cose rilevate erano state un'abrasione sulla caviglia destra, la caviglia del piede che non aveva la scarpa, e una contusione alla stessa gamba. L'esame tossicologico mostrava la presenza di alcol nel sangue, molto molto alcol, della caffeina e un farmaco che si chiama Topamax o topiramato, che sarebbe un farmaco anticonvulsivante. Lo prendono quindi le persone che soffrono di convulsioni, di epilessia, ma serve anche a prevenire le emicranie. Gli effetti collaterali di questo farmaco sono capogiri, sonnolenza, nausea e un po' più rari, ma comunque possibili, confusione, coordinazione ridotta, problemi di memoria, problemi a parlare, problemi a camminare e addirittura istinti suicidi.
E sul bugiardino c'è proprio scritto che l'assunzione di questo farmaco con l'alcol può aggravare questi effetti collaterali. Il medico legale determina che la causa della morte è stata ipotermia, sebbene l'intossicazione da alcol e topiramato abbiano accelerato gli effetti dell'ipotermia. E comunque la sua morte è stata archiviata come accidentale. Il 30 settembre c'è stato il funerale di Kenneka Jenkins e a quel punto il caso era diventato così famoso per via di tutto lo scalpore che aveva fatto, ma soprattutto per tutte le teorie di cospirazione che avevano iniziato a girarci attorno, cosa di cui parleremo tra un attimo. Che insomma, per via di queste cose, a questo funerale avevano partecipato tantissime persone, persone che neanche conoscevano Kenneka. Il funerale è stato aperto al pubblico perché tanta gente aveva seguito questo caso così da vicino, da sentirsi quasi come se la conoscessero e volevano stare vicini alla famiglia. La famiglia di Kenneka al funerale ha indossato vestiti di colore viola perché il viola era il colore preferito di Kenneka. Ora, come già saprete e come ho già detto, intorno a questo caso esistono centinaia di teorie e cospirazioni. Se digitate Kenneka Jenkins su internet, vi verranno fuori tantissimi articoli, video, discussioni su forum, perché tanta gente era convinta che dietro questa storia ci fosse qualcosa, che l'hotel stesse nascondendo qualcosa. Ci sono tantissimi video anche su YouTube di gente che prova ad analizzare il caso portando fatti che spesso erano falsi. Ci sono video con titoli clickbait, la verità sul caso Jenkins, quello che non ti hanno mostrato. Tanta gente in America è proprio andata fisicamente nell'hotel per capire cosa fosse successo, per percorrere la strada che aveva percorso Kenneka, per provare a chiudersi in quel congelatore. E io capisco la curiosità perché sennò non sarei qui a parlarne, ma come dico sempre nei miei video mi piace diffondere consapevolezza, quindi non credete a tutto quello che leggete su internet. Comunque, tornando a noi, tanta gente ha iniziato a diffondere le proprie teorie. Infatti, la storia di Kenneka è diventata virale, soprattutto su YouTube, su Twitter. Diversi attivisti hanno iniziato a protestare fuori dall'hotel, chiedendo giustizia per Kenneka. Alcuni di loro, come già detto, hanno provato ad entrare in questo hotel per mostrare a tutti, riprendendo il tutto, quanto fosse assurdo che Kenneka si fosse chiusa da sola in quel freezer. E quando lo staff dell'hotel proibiva a queste persone di entrare, loro erano pronti a scriverlo sui social: "Oh, non mi hanno fatto entrare nell'hotel, che cosa stanno nascondendo?". Insomma, questa cosa è degenerata così tanto che la mamma di Kenneka ha dovuto dissociarsi pubblicamente da alcuni di questi attivisti, dichiarando che lei non c'entrava nulla con loro, che non lavorava, non collaborava con loro. Ma dopo un po' di tempo, persino Teresa, persino la mamma di Kenneka si è convinta di alcune di queste teorie e ha iniziato a cambiare l'idea che aveva in principio, ovvero, come aveva detto in quel primo video, che nessuno avesse fatto del male a sua figlia, che avesse fatto tutto da sola. Inizia a dubitare di alcune prove trovate, del modo in cui erano messi i vestiti di Kenneka, la sua scarpa, la cella frigorifera in sé. Teresa dichiara che prima di tutto il farmaco trovato nel suo sangue non aveva senso, perché Kenneka non prendeva quel farmaco ed era un farmaco con prescrizione, e Kenneka non era epilettica né soffriva di emicranie. E dichiara anche che quando sua figlia era stata trovata in quella cella, il suo top era tirato su e i suoi pantaloni erano un po' abbassati. E poi c'era appunto questa scarpa tolta con questa abrasione sulla caviglia. Quindi inizia a pensare che qualcuno doveva averle fatto violenza. Ora, voglio dire, questa cosa, il topiramato, questo farmaco, viene anche usato per perdere peso. Nel senso, nessun dottore te lo prescriverebbe per perdere peso, ma sembra che questo sia uno degli effetti che questo farmaco ha. Di conseguenza, alcune persone lo prendono con quella finalità, da quello che ho letto. Quindi, che ne sappiamo che magari Kenneka non lo prendeva per quel motivo? Potrebbe essere possibile. Ora vi voglio parlare di appunto alcune teorie che ci sono su questo caso e parliamone insieme anche per razionalizzarne alcune. Dunque,
Una teoria è che ci fosse qualcuno insieme a Kennica quella sera, che la guidasse per i corridoi, che le dicesse dove andare, ma che questa persona sia stata cancellata dai video, che quindi abbiano eliminato questa persona dalle registrazioni, che è una cosa che si diceva anche nel caso di Elisa Lam. Le persone pensano questo perché in alcuni punti di questi filmati sembra che Kennica stia magari andando da una parte e poi sembra cambiare idea all'ultimo, come se ci fosse qualcuno che le dica no, non andare di là, vai di qua, e allora lei cambia direzione all'ultimo, sembra un po' indecisa, ma a me sinceramente Kennica da questi filmati sembra solo estremamente confusa, come se non avesse la più pallida idea di cosa stia facendo e di dove stia andando, proprio per la quantità altissima di alcol e per l'effetto di quel farmaco che aveva come effetti collaterali proprio la difficoltà a camminare, lo stato di confusione. Un'altra teoria è che il personale dell'hotel fosse coinvolto e che stesse nascondendo la cosa e che stesse cercando di coprirla. La madre di Kennica afferma di essere si sentita ignorata dallo staff dell'hotel, dalla polizia, e su questo io sono d'accordo con lei al 100%. Io capisco che ci siano delle regole. In passato ho lavorato in alcuni negozi, quindi so, anche in Italia, se succede qualcosa all'interno di un negozio, non eravamo libere di poter guardare le registrazioni di sicurezza, potevamo farlo solo in presenza di carabinieri. In alcuni negozi o centri commerciali non si è neanche fisicamente in grado di riguardare le registrazioni, devi proprio chiamare un numero e qualcun altro deve farlo al posto tuo. Io lo capisco, ma in questo caso c'era un'emergenza. Se qualcuno avesse chiuso un occhio, a quest'ora Kennica sarebbe ancora viva. Se l'operatore del 911 avesse avuto un po' più di voglia di fare il suo lavoro, a quest'ora forse Kennica sarebbe ancora viva. Penso anche io che Teresa sia passata da madre paranoica e anche un po' rompiscatole, no? Che si stava preoccupando troppo. Addirittura l'operatore telefonico le ha detto di andare a casa a rilassarsi, aspettando che la sua figlia 19enne disobbediente tornasse a casa dopo questa festa. Tutto ciò è orribile, ma il fatto che un receptionist non voglia prendersi la responsabilità di trasgredire alle regole o che un operatore del 911 non voglia rischiare di perdere tempo per una cosa che a suo avviso non è nulla di che, è molto lontano dall'essere possibili complici in un omicidio, no? Non siete d'accordo? Il modo in cui hanno gestito la situazione è ridicolo, secondo me, però non sono sicura che ci sia dell'altro dietro. Un'altra teoria, forse la più diffusa, è che le sue amiche le avessero fatto qualcosa o che comunque fossero responsabili di quello che le era successo. Ci sono delle teorie veramente assurde. Per esempio, la gente su internet ha preso quella live su Facebook di quella ragazza con gli occhiali da sole che aveva appunto fatto questo video, hanno modificato l'audio, l'hanno un po' pulito e hanno iniziato a diffondere su internet il fatto che si poteva sentire Kennica che urlava, che chiedeva aiuto e si sentivano anche le sue amiche che parlavano di venderla per 2000 dollari, qualcosa del genere, per farla violentare da qualcun altro. Hanno addirittura modificato una parte di questo filmato per mostrare che dal riflesso degli occhiali da sole della ragazza si poteva vedere che Kennica era lì prigioniera. Delle cose davvero assurde. Mi dispiace perché queste teorie si diffondono e c'è tanta, tanta gente che ci crede. Questa teoria è falsa perché in contemporanea a quel video e successivamente a quel video ce ne sono stati tanti altri in cui Kennica si vedeva, era in giro per la stanza che beveva, che si divertiva, non era prigioniera da nessuna parte, non stava chiedendo aiuto e nessuno stava cercando di venderla. E mi ricorda un po' il caso di Isabella Guzman, di cui abbiamo parlato qua sul mio canale. Anche lì qualche genio un giorno si è inventato che Isabella ha fatto quello che ha fatto perché sua madre stava cercando di venderla alla mafia. Io mi chiedo davvero chi è quella persona che si mette lì e dice: ok, adesso mi invento questa cosa e inizio a scriverla. Chi è?
Ribadisco, credete a notizie che leggete o vedete solo su fonti attendibili, affidabili. E la cosa peggiore è che le amiche di Kennica, a causa di queste teorie che le persone hanno scelto di condividere su internet, questa cosa ha rovinato la vita a queste ragazze. Immaginate avere milioni di persone che credono che tu sia responsabile di una cosa del genere, della morte di una tua amica. Io ve lo dico, su internet c'è gente fuori di testa. Io stessa mi sono vista arrivare dei commenti assurdi di gente che mi scrive: "Non vedo l'ora che tu muoia, così poi farò io un video su di te". Cioè, immaginate se a me arrivano questi commenti, immaginate in una situazione così, in cui c'è gente che è convinta che ti dà addosso perché sa, lo sa perché l'ha letto sul gruppo delle mamme pancine su Facebook, ma sa che tu sei responsabile per la morte della tua amica. Deve essere davvero orribile, deve essere una cosa traumatica che non riesco neanche ad immaginare. L'unica cosa che mi sento di dire è che non bisogna mai lasciare una persona che ha bevuto così tanto da sola, in nessun caso. Ma anche lì, secondo me, le amiche si sono comportate in questo modo, a modo loro, per proteggere Kennica. Secondo me, si sono offerte di andare loro alla festa e di lasciare Kennica lì da sola nel corridoio in cui non c'era niente nessuno, perché pensavano che sarebbe stata più al sicuro lì. Cioè, secondo me, questa cosa è stata fatta in buona fede. Fede, stai qua, stai ferma, torniamo noi lì nel casino a prendere le tue cose. Però ecco, un consiglio che mi va di darvi è: non lasciate mai il vostro amico, la vostra amica da soli se sono così ubriachi. Poi, un'altra teoria, quella che qualcuno abbia fatto violenza su Kennica e poi l'abbia lasciata lì nel freezer, perché appunto i vestiti di Kennica sono stati trovati un po' tirati su, tirati giù. Questa cosa ha una spiegazione scientifica, nel senso che in alcune vittime dell'ipotermia avviene questo fenomeno chiamato denudamento paradosso. Può colpire fino al 50% delle vittime di ipotermia e praticamente succede questa cosa, provo a spiegarvela per come l'ho imparata perché non sono un medico, ma succede che in un corpo in ipotermia c'è un alternarsi di vasodilatazione e vasocostrizione e per proteggere gli organi interni tutto il sangue praticamente si ritira nel centro del corpo, quindi si ritira da tutti gli arti e si raggruppa intorno agli organi. E a causa della mancanza di sangue negli arti, nella parte esterna del corpo, succede che i vasi sanguigni dei muscoli si aprano per vasodilatazione, così che una parte del sangue che si è raggruppato al centro del corpo possa deviare e possa andare verso le estremità. Questo fa sì che la persona che è in ipotermia senta improvvisamente caldo, anche se in verità la sua temperatura sta continuando a scendere. E dato che l'ipotermia causa nella vittima uno stato di confusione, la persona, senza capire niente, senza capire il perché, sente caldo e inizia a spogliarsi. E se andiamo a leggere su internet, sotto spogliamento paradossale, leggiamo: le persone decedute per ipotermia in seguito a spogliamento paradossale potrebbero essere erroneamente identificate come vittima di violenza, perché i loro abiti si ritrovano spesso distanti dal corpo e nei gomiti e nelle ginocchia è possibile riscontrare abrasioni e ferite. Questo è riconducibile a tutta una serie di comportamenti definiti terminal burrowing behavior, caratteristici dello spogliamento paradossale, cioè i soggetti tendono a svestirsi e a strisciare a quattro zampe finendo per assumere alla fine la posizione fetale quando troveranno la morte. E, amici, non sembra proprio quello che è successo a Kennica. Persino le abrasioni sul corpo. La madre ha subito pensato alle violenze quando ha visto la figlia seminuda, ma a quanto pare è tutto spiegabile. L'ultima cosa a confondere le persone e anche la madre di Kennica è perché Kennica non ha semplicemente aperto la porta della cella frigorifera dall'interno? Se ci è entrata da sola, se è riuscita ad entrarci ed era viva, perché poi non ne è uscita? Le porte delle celle frigorifere ovviamente si possono aprire dall'interno, proprio nel caso in cui qualcuno rimanga chiuso dentro. E aprire quella porta era molto facile, perché c'era una specie di pulsante rotondo che uno doveva semplicemente premere e la porta si sarebbe aperta. Ma Kennica invece non l'ha premuto. Perché? Dobbiamo però renderci conto che noi stiamo valutando la situazione dall'esterno, sobri, lucidi, seduti sul nostro
puff sul nostro divano. Kennica, oltre a essere sotto l'effetto di alcol, era visibilmente confusa e disorientata. Ci sono le registrazioni a provarlo. E oltre a tutte queste cose, era anche completamente al buio, in un posto in cui non era mai stata prima, tenendo conto del fatto che Kennica non sia entrata dentro la cella frigorifera consapevole che fosse una cella frigorifera. Ci è entrata perché era in uno stato confusionale. Quindi c'è la possibilità che non abbia capito cosa stesse succedendo e non abbia trovato quel pulsante perché non sapeva neanche che ci fosse un pulsante da cercare. L'ultima teoria di cospirazione immancabile è quella del traffico di organi. Di nuovo, non so bene chi abbia iniziato questa teoria, fatto sta che c'è tantissima gente su internet che crede che questa sia l'unica teoria logica, l'unica teoria che abbia senso in questa storia. Secondo le persone su internet, quell'hotel in particolare era tipo il fulcro del giro di trafficanti d'organi e che questo sia il motivo per cui Kennica è stata trovata in un freezer per preservare i suoi organi. C'è gente che scrive che il capo dell'hotel fosse anche il capo di un giro di traffico di organi, ma di nuovo non ci sono prove di questa cosa, ovviamente, quindi insomma non so quanto siano credibili queste informazioni. La cosa più assurda tra quelle che ho letto è che, dato che la famosa cantante Selena Gomez si era sottoposta ad un trapianto di reni, cioè le avevano donato un rene proprio in quel periodo, e proprio a Chicago, la gente su internet ha iniziato a scrivere che quello era il motivo. Selena Gomez doveva aver pagato qualcuno che le trovasse un rene immediatamente. Quindi Selena Gomez ha schioccato le dita, ha detto voglio un rene, quindi qualcuno è andato, ha ucciso Kenica Jenkins, le ha preso un rene e l'ha portato a Selena. Il che non ha senso per una vastità di motivi. Primo, c'è stata un'autopsia sul corpo di Kennica e non le mancava nessun organo. E secondo, Selena Gomez ha ricevuto questo rene dalla sua migliore amica. Infatti ci sono diverse foto di loro due in ospedale che si tengono per mano e che raccontano questa storia. Ma la gente dice no. È tutta una copertura, è tutta una cospirazione. Io capisco poi da un lato che sia interessante, divertente, passatemi il termine, parlare con gli amici di queste cose e dire, che ne so, oh, ci pensi se in realtà Kenica Jenkins è morta perché Selena Gomez aveva bisogno di un rene o, insomma, ci sta, lo capisco. Ma come ho detto anche in modo un po' più approfondito in un video recente, alleniamo sempre l'empatia. Ricordiamoci che le cose che pubblichiamo su internet, che rendiamo pubbliche, hanno un impatto sulle persone. La madre di Kennica ha internet e ha letto tutte queste cose. Immaginate di perdere una figlia o, se non avete figli, immaginate di perdere la persona che amate di più al mondo, che non potete stare una settimana quando questa persona va in vacanza, voi siete lì a scrivergli mi manchi come l'aria. Immaginate che questa persona non c'è più, muore. E voi andate su internet e trovate milioni e milioni di persone che non conoscete, che non vi conoscono, ma che sono certe di questo, quell'altro, teorie allucinanti. State attenti a quello che portate nel mondo, siete responsabili di tutto quello che portate nel mondo. E mi fermo qua con le teorie, ma credetemi, ce ne sono tante, tante altre. Quello che penso io invece, amici, questa è la mia umilissima opinione, forse l'avrete già capito per come ho raccontato i fatti, secondo me è stato semplicemente un incidente. Kennica era visibilmente confusa, le analisi parlano chiarissimo, aveva bevuto tantissimo, aveva quel farmaco nel sangue, un farmaco molto potente che non si deve assolutamente mischiare con l'alcol, perché se no causerebbe degli effetti collaterali che scrivono esattamente lo stato in cui sembrava essere Kennica dalle registrazioni. Confusione, difficoltà a camminare, difficoltà di coordinazione. Penso che purtroppo Kennica sia davvero entrata da sola in quel freezer, come ha detto il medico legale, come ha detto la polizia. E il perché non lo possiamo capire, perché non siamo nello stesso stato mentale in cui era lei quando lo ha fatto. L'autopsia mostra che Kennica non avesse assunto quel farmaco solo quella notte. Le analisi mostravano che Kennica facesse uso di quel farmaco da diverso tempo. Quindi, secondo me, non è neanche che
qualche ragazzo magari gliel'abbia dato alla festa per, non lo so, sballarsi, anche perché non credo sia un farmaco che i ragazzi usano per sballarsi alle feste, ma non lo so. Però l'autopsia mostra questo, che Kenika facesse uso di quel farmaco da tempo. E quindi, di nuovo, non possiamo sapere se Kenika magari avesse preso quel farmaco per dimagrire, come altre persone hanno fatto. Purtroppo non sarebbe la prima cosa sconsiderata che un adolescente fa per perdere peso. Non sarebbe la prima teenager che prende farmaci importanti per poter dimagrire. Insomma, ci sono tantissime possibili spiegazioni sul perché Kenika abbia assunto quel farmaco, spiegazioni più logiche del traffico di organi, secondo me. E non dico che il traffico di organi non esista, dico solo che secondo me in questa storia non c'entra. Questa è la mia opinione su quello che è successo e credo che la madre di Kenika sia stata bombardata così tanto da tutte queste teorie assurde che ad un certo punto abbia voluto crederci. Abbia voluto credere al fatto che esistesse qualcun altro, qualcuno a cui dare la colpa di questa tragedia, di questa perdita che aveva subito ingiustamente. Ed è comprensibile, lo capisco. Questi amici sono tutte le informazioni che avevo su questo caso. Fatemi sapere se lo conoscevate già. Io vi ringrazio di aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao!